Buongiorno a tutti, oggi è il 23 gennaio e come previsto ci vediamo per un approfondimento sulle misure restrittive unionali verso la Russia. Il percorso è compiuto per questa prima parte dei nostri talks e avrete informazioni sui prossimi che inizieranno già dal mese di marzo. E con me la collega Aurora Marrocco, la collega Nassima Abud, Buongiorno a tutti, ben trovati. Vi accompagneremo in un percorso di riepilogo di tutti i provvedimenti che sono stati adottati per effetto del conflitto tra Russia ed Ucraina, cercando di identificare, riassumendo per ambiti di riferimento, quali sono i provvedimenti che ad oggi investono l'attività commerciale delle nostre aziende, peraltro destando moltissime preoccupazioni. La prima preoccupazione è quella di restare nelle linee delle disposizioni, dei provvedimenti per evitare di andare incontro a contestazioni che vedremo possono avere anche rilevanza penale. La seconda preoccupazione è quella di vedere ovviamente un mercato per talune delle aziende importante inibito dalla possibilità di intrattenere rapporti commerciali. Cercheremo di affrontare questi diversi profili, tratteggiando anche quali possono essere le soluzioni più adeguate per contenere, mitigare, auspicabilmente neutralizzare ogni potenziale rischio di esposizione a violare le indicazioni che discendono dai provvedimenti della Commissione europea. Andiamo allora a vedere intanto cosa tratteremo oggi. Avete seguito con noi i diversi passaggi, abbiamo parlato del CBAM, che tra l'altro ricordo avrà la sua prima scadenza il prossimo 31 gennaio, e sul CBAM torneremo, sarà uno degli appuntamenti che nella prossima serie di talk ci coinvolgerà, perché riteniamo, come stiamo rilevando dalle relazioni che abbiamo con le nostre aziende, che è un tema ancora tutt'altro che definito, perché la normativa certamente è in divenire, gli adempimenti sono stati raffinati nelle ultime settimane e la disponibilità dei dati per la formazione delle relazioni non è così immediata, anche se, come sapete, per il primo semestre si potrà fare riferimento ai valori medi. Abbiamo già parlato di export control lo scorso 13 dicembre e abbiamo introdotto temi sostanziali legati soprattutto ai profili duali. Abbiamo esaminato quali sono le caratterizzazioni di un rapporto commerciale quando si debbano incrociare i parametri oggettivi legati quindi al materiale che viene esportato e ai riferimenti soggettivi, e cioè all'identificare chi sia il soggetto verso il quale poi quella attività commerciale sarà destinata, per escludere che esista una inibizione soggettiva e che dunque possa esprimere una violazione sempre di fronte ai provvedimenti unionali. Oggi affrontiamo più in particolare le misure restrittive verso la Russia, che certamente era fino all'avvio degli attriti iniziati già dal 2014 con l'annessione della Crimea, un paese verso il quale l'Unione Europea aveva un'intensa attività commerciale, che oggi deve essere contenuta, è stata progressivamente stretta proprio per effetto di provvedimenti che, come vedrete, implicano un'attenzione sicuramente massima per evitare di essere esposti a contestazioni. Ricordo rapidamente come si compone l'ambito dell'export control, anche con riferimento alle sanzioni economiche. Certamente i prodotti duali, che abbiamo visto la volta scorsa, non possono essere oggetto di esportazione verso il territorio russo. Sapete che le autorizzazioni che erano state concesse a società che avevano già ottenuto questa possibilità sono state sospese, interrotte, non c'è più modo di per veicolare prodotti di questo genere verso quei territori. Tra le misure restrittive ovviamente si sovrappongono alle direttrici legate all'ambito oggettivo, quelle di natura geografica e di quello parleremo oggi, e cioè quando verso un particolare territorio, come nel caso odierno la Russia, ma come è ad esempio anche per l'Iran, sono previste delle misure tali che non sono circoscritte soltanto al trasferimento di merci, ma anche ai rapporti finanziari.
del single use, abbiamo trattato incidentalmente, è quel profilo che riguarda beni esclusivamente militari. Peraltro nell'analisi di oggi vedrete che esiste un espresso riferimento in questo ambito anche con riguardo ai rapporti commerciali con la Russia, e poi ovviamente valgono le misure restrittive soggettive, quelle per le quali esiste un elenco di persone fisiche, persone giuridiche, con le quali non è possibile avere relazioni commerciali perché sono riconosciute come parte di un sistema che viene combattuto, che viene, ad essere l'oggetto dei provvedimenti unionali. Vediamo quali sono comunque queste restrizioni che si pongono nel contesto della politica estera di sicurezza comune, la quale stabilisce quali siano gli obiettivi, le finalità e i provvedimenti che poi dovranno essere adottati in ambito unionale. Si tratta di misure che sono adottate da tre persone, quindi sono indirizzate a governi, a cerchie ristrette, come gli oligarchi nel caso della Russia, e dicevamo anche persone giuridiche. Questo profilo è un profilo, se vogliamo, per certi aspetti più pericoloso del profilo oggettivo, perché se è più semplice per una società, o se vogliamo relativamente più semplice, identificare con certezza quale sia il materiale che è destinato al commercio estero e potenzialmente a destinazioni che sono oggetto di inibizioni oggettive, più complicata la ricerca e l'identificazione di chi sia il titolare effettivo, chi sia il soggetto economico di una controparte commerciale. A questo fine esistono delle misure, dei database che possono soccorrere all'identificazione del family tree, cosiddetto, quindi dell'albero, della famiglia societaria alla quale ci si rivolge per intrattenere una relazione commerciale. Però certamente è uno screening che va fatto. A noi è capitato il caso di relazioni commerciali che sono state perfezionate con soggetti, nome e cognome, parte della lista di persone inibite rispetto ad una qualsiasi relazione commerciale. Questo è un aspetto che ovviamente emerge perché ove il nome sia in chiaro, l'attività passi come deve passare attraverso un'autorità di controllo, la ricaduta è quella di vedersi contestata una violazione che poteva essere evitata soltanto eseguendo, come dicevo, una analisi soggettiva accurata. Dunque, certamente è necessario avere una consapevolezza sulla natura dei materiali che devono essere esportati, ma non si può trascurare una investigazione, perché tale è rispetto alle figure, persone fisiche o giuridiche, verso le quali poi quel materiale verrà indirizzato. Rispetto all'adempimento, alle misure che sono adottate invece in azione materie, aggiungo una considerazione che in realtà abbiamo condiviso in questa sede più volte con chi segue i nostri talk. Va verificato il codice di classificazione del materiale che si ritiene sia rimasto inciso da un provvedimento. Proprio questa mattina trattavamo della opportunità di fare alcune azioni di verifica rispetto a materiali che per consuetudine un operatore unionale ha da decenni esportato verso territori esteri, utilizzando però un codice di classificazione generico, ricomprendendo all'interno di quel materiale tanti diversi prodotti e con ciò facendo più facilmente ricadere anche il proprio specifico prodotto all'interno di una sanzione che in realtà non avrebbe motivo di essere se quel prodotto più accuratamente analizzato ottenesse un riconoscimento di classificazione diverso. Non sto dicendo ovviamente che ove ci si avveda che un codice utilizzato rientri nel perimetro di sanzioni adottate dall'Unione Europea si debba cambiare codice in modo arbitrario. Sto dicendo che è molto frequente, e lo abbiamo rilevato più volte, che un operatore unionale abbia utilizzato per anni, per decenni, un codice di classificazione inappropriato, il quale nulla ha generato in una assenza di provvedimenti unionali, ma invece l'imperfezione, l'imprecisione di classificazione
fa attrarre un provvedimento sanzionatorio che in realtà non riguarderebbe se quel prodotto fosse correttamente classificato. Quindi questo è uno scrutinio necessario che, se vogliamo, come dicevo, è più semplice di quello oggettivo, perché può, di quello soggettivo, perché può essere fatto in casa. Nell'affrontare adesso, nel tempo a nostra disposizione, quali sono questi provvedimenti sanzionatori, bisogna ricordare che questi sono caratterizzati da un principio di non extraterritorialità. Non valgono alcuni diversi approcci che, per esempio, ritroviamo nelle sanzioni statunitensi. Si tratta di sanzioni, quelle generate, quelle previste da regolamenti unionali, che hanno efficacia esclusivamente all'interno della giurisdizione unionale. Il concetto di giurisdizione a questo riguardo deve essere inteso in senso ampio, quindi non è soltanto circoscritto alla sua applicazione nel territorio dell'Unione, ma si applica ai cittadini, alle persone giuridiche dell'Unione Europea, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente presenti quando si verifica il breach, la rottura delle regole che sono state adottate e sono previste da disposizioni comunitarie. E quindi, vedete, ad un perimetro più esteso, a qualunque attività commerciale che sia svolta in tutto o in parte dell'Unione Europea, e naturalmente a bordo di quelle parti di territorio dinamico, e quindi a bordo di aeromobili o navi che appartengano ad uno Stato membro, che comunque battano la bandiera di uno Stato membro, ricordando che in questi territori dinamici valgono a titolo di applicazione tutte le diverse disposizioni previste per quello Stato membro per il quale viene issata la bandiera sulla natante o aeromobile. Ricordate che nel precedente incontro abbiamo segnalato come è possibile fare uno screening delle diverse misure andando sul sito delle sanzioni messo a disposizione dall'Unione Europea, riconducendo la tipologia della sanzione a dei loghi, a delle icone che consentono all'interprete, a chi stia effettuando questa particolare analisi, di riconoscere quale sia l'ambito nel quale quello specifico provvedimento opera. E rispetto a questo, vedete, sono diverse le icone che vengono utilizzate che consentono di poter indirizzare la propria attenzione, di poter effettuare un'analisi verticale per singolo ambito, in modo da poter risolvere più rapidamente l'analisi dei provvedimenti di cui bisogna tenere conto in esportazione verso certi territori o per taluni prodotti. Il sito Sanctions Map, che come vedete dà questo tipo di schermata, dunque propone per i diversi paesi di destinazione la somma delle icone che rappresentano i provvedimenti adottati e anche la genesi del provvedimento. Per esempio sull'Iran trovate la unione di provvedimenti tanto unionali quanto generati da provvedimenti delle Nazioni Unite. Dunque è il modo per avere una composizione dello scenario di riferimento e potersi determinare a scegliere se continuare con un'attività commerciale oppure soprassedere, perché di fatto quel tipo di rapporto verso quel territorio per quel tipo di materiale è inibito dai provvedimenti che sono previsti dalla panoramica che ci offre il sito delle sanzioni. Detto questo, io passo dunque la parola alla collega Nassim Abboud tra un attimo, ricordando che i regolamenti unionali sono stati adottati già dal 2014 con i provvedimenti che sono discesi dall'annessione della Crimea e hanno naturalmente rivolto l'attenzione del legislatore unionale sia con misure restrittive oggettive, dunque sui materiali, sia di natura soggettiva, sulle persone, come dicevamo, fisico-giuridiche, che sono ritenute pericolose, o comunque parte di quel sistema di oligarchia che si vuole contrastare. I pacchetti sanzionatori sono 12, hanno via via esteso l'ambito di attenzione del legislatore unionale rispetto a particolari attività commerciali che non sono esaurite soltanto da un rapporto di cessione di beni, ma, come avete visto, come sapete, anche di rapporti finanziari, oltre che di rapporti
certo, commerciali oltre che finanziari. Volevo aggiungere che non soltanto i provvedimenti riguardano una un'inibizione all'esportazione, ma coinvolgono, lo vedremo via via nel corso di questa mattinata, anche una maggiore attenzione all'importazione. Tra tutte segnalo il profilo dei prodotti siderurgici, su cui torneremo tra poco, che impongono in importazione oggi delle attenzioni particolari per escludere che il materiale di cui è composto un certo prodotto sia stato originario del territorio russo. Questi dunque i pacchetti sanzionatori unionali. Lascio la parola a Nassim perché si approfondiscano i diversi adempimenti e le ulteriori restrizioni che sono state adottate dall'Unione Europea. Prego, Nassim. Grazie Massimo. Abbiamo visto quindi i vari pacchetti con le relative date di entrata in vigore dei pacchetti. Adesso cercheremo di andare a visualizzare quelle che sono le principali misure restrittive. Nel poco tempo che abbiamo a disposizione non potremo approfondire evidentemente tutte le misure restrittive, andremo velocemente per poter approfondire anche le misure previste dall'undicesimo pacchetto, ma ci sono comunque delle misure che richiedono più attenzione e approfondimento, su cui ci soffermeremo. Ecco, iniziamo con i beni e le tecnologie a duplice uso. Nel nostro incontro precedente abbiamo approfondito che cosa si intende per beni e tecnologie a duplice uso. Penso che la nostra platea sappia già che i beni a duplice uso siano quei beni che possono avere sia utilizzo civile che militare. Vediamo già in questa schermata che il regolamento 833 del 2014 già in origine prevedeva una restrizione sui beni a duplice utilizzo verso la Russia. L'esportazione di questi beni verso la Russia non era vietata a tout court, ma era previsto un divieto di vendere e di esportare questi beni e queste tecnologie qualora ci fosse potessero essere destinati in tutto o in parte a un uso militare, oppure a un utilizzatore finale militare. In questi casi l'autorità, anche quando aveva il sospetto, non avrebbe concesso comunque l'autorizzazione all'esportazione. Quindi partiamo da questo fondamento che poi è stato rivisto con la guerra recente del 2022. Dunque è stato introdotto un divieto più restrittivo, ovvero un divieto assoluto di esportazione di beni e tecnologie dual use verso la Russia. In realtà non è un divieto assoluto, perché sono comunque sempre previste delle esenzioni, sia con riferimento ai beni di duplice uso, sia con riferimento ad altri beni listati nel regolamento 833 del 2014. Anche in questo caso era previsto un periodo transitorio, per cui chi aveva già ottenuto delle licenze poteva utilizzarle dopo un'iniziale sospensione di tutte le licenze. Ebbene, c'è stato quindi un aumento di questa restrizione, un ampliamento della restrizione che ha portato anche al divieto di transito di beni dual use. Vedremo poi più avanti che il divieto di transito di beni dual use, ma anche di altri beni, è stato introdotto soprattutto per contrastare l'elusione delle misure restrittive, quindi come misura antielusiva da parte dell'Unione Europea. Quindi ad oggi, con il decimo pacchetto dell'Unione Europea, è stato imposto anche il divieto di transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice utilizzo. Come dicevo, ci sono comunque delle esenzioni, quindi ogni volta che il nostro prodotto può rientrare in quei divieti all'esportazione verso la Russia, bisognerebbe andare a vedere anche quali esenzioni sono applicabili al caso di specie. E anche con riferimento a beni e tecnologie a duplice uso, per cui è prevista la restrizione più ampia, sono comunque previste delle esenzioni per scopi umanitari, usi medici, farmaceutici e così via.
via, li vediamo elencati in questa slide. Queste esenzioni le ritroviamo spesso anche con riferimento ad altri beni la cui esportazione è vietata verso la Russia. E anche qui si rinvia al sistema di autorizzazione all'esportazione previste dal regolamento dual use, ovvero dal regolamento 821 del 2021, per quanto riguarda la possibilità di esportare questi beni beni ai sensi dell'esenzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento 833 del 2014. Ci soffermiamo anche sui beni e le tecnologie di cui all'allegato 7 del regolamento 833 del 2014. Fin dai primi pacchetti sanzionatori verso la Russia abbiamo visto che i beni dell'allegato 7 presentano delle somiglianze dal punto di vista descrittivo, ma anche dal punto di vista della disciplina sotto alcuni aspetti, con i beni dual use. Per cui nell'allegato 7 troviamo dei beni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico, lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Anche questi beni sono sottoposti a un divieto all'esportazione verso la Russia, anche questi prevedono delle esenzioni che vedremo nella prossima slide, e anche questi successivamente, con i pacchetti successivi, sono stati sottoposti a un divieto di transito sul territorio della Russia. Vi è comunque un parallelismo di disciplina tra i beni dual use e quelli previsti dall'allegato 7. Basta andare a vedere il contenuto dell'allegato 7 per comprendere anche a livello, diciamo, visivo, che i beni sono elencati con una descrizione tecnica, in maniera quindi con una modalità del tutto simile a descrizione che troviamo nell'allegato 1 del regolamento dual use 821 del 2021. Ecco, e qua vediamo praticamente l'identicità di queste esenzioni rispetto a quelle che avevamo visto con riferimento al bene a duplice uso. Ovviamente l'allegato 7 è stato poi ampliato più volte con i vari pacchetti sanzionatori, per cui mentre con riferimento ai beni di duplice uso si fa sempre riferimento alle descrizioni che troviamo nell'allegato 1 del regolamento dual use, nel caso dei beni dell'allegato 7 questi sono stati precisati, ampliati più volte con i vari pacchetti sanzionatori verso la Russia. L'articolo poi 2 bis bis ha inoltre introdotto, con l'ottavo pacchetto sanzionatorio di misure verso la Russia, anche un divieto di vendere armi da fuoco, parti, componenti essenziali e munizioni. Quindi sembrerà banale, però è stato introdotto successivamente questo divieto. Vediamo comunque che diciamo temporalmente lo troviamo come articolo cronologicamente sotto l'articolo riferito ai beni di quell'allegato 7, per cui è previsto comunque un divieto stringente. Beni e tecnologie adatte all'uso della raffinazione del petrolio, quindi il settore petrolifero, come sappiamo, comunque è sottoposto a delle restrizioni, vedremo poi il price cap e il divieto di importazione di petrolio russo, però qua vediamo proprio quei beni e quelle tecnologie che sono utilizzate per la raffinazione del petrolio, e anche in questo caso troveremo una serie di esenzioni che potrebbero essere applicabili al caso di specie. Anche questo divieto è stato ampliato. Vado veramente molto velocemente su queste tipologie di divieti. Si tratta di beni e tecnologie adatte all'uso dell'aviazione e dell'industria spaziale e di beni e tecnologie per la navigazione marittima. Anche in questo caso abbiamo degli allegati che vanno a individuare quali sono i codici doganali sottoposti a restrizione e permettono quindi di verificare se il nostro prodotto può essere esportato verso la Russia
notizia o meno, e anche in questo caso ci sono le solite deroghe che abbiamo visto in precedenza. Chiaramente nei confronti di tutti questi beni l'articolo di riferimento si estende il divieto anche ai finanziamenti e all'assistenza finanziaria in relazione alla vendita e alla fornitura di tali beni, ma anche la prestazione di assistenza tecnica e dei servizi di intermediazione. Quindi con riferimento a tutti i beni che vengono vietati, verso la cui esportazione è vietata verso la Russia, vi è anche questo profilo che va sempre considerato, ovvero il divieto riferito all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, oppure di fornire finanziamento e assistenza finanziaria riferiti a questi beni. Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe. Si tratta comunque di un allegato molto importante, l'allegato 23, che è stato introdotto col quinto pacchetto sanzionatorio, per cui è stata posta il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare in Russia, verso entità o organismi in Russia per un uso in Russia, e i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. Se noi andiamo a vedere l'allegato 23, troviamo una serie di beni veramente di una varietà interessante. Possiamo trovare prodotti minerali, chimici, materie plastiche, gomma, legno, sughero. Quindi anche qua vediamo che comunque l'allegato è importante perché va a incidere a vari settori industriali, pertanto gli operatori unionali dovranno porre particolare attenzione in qualsiasi settore industriale abbiano comunque la propria attività. E anche questo allegato è uno di quegli allegati che viene ampliato molto spesso nei vari pacchetti sanzionatori che si sono susseguiti in questi 2 anni. Sicuramente questo pacchetto ci fa capire, questo allegato ci fa capire che non sono ristretti solamente quei beni che possono essere utilizzati a livello militare o possono avere un duplice uso oppure per il rafforzamento della difesa alla Russia, ma possono essere ristretti anche dei beni che in realtà rafforzano le capacità industriali della Russia e che possono anche comportare degli ingenti introiti per la Russia. Vedremo poi anche i vari divieti di importazione dei diamanti, dell'oro. Tutto questo va si basa su quel principio di voler andare a colpire quelle che sono le capacità industriali, quei settori che comportano un maggiore introito per il paese. Prodotti siderurgici, è stato anticipato da Massimo questo settore che è stato colpito questa volta in import, poiché il quarto pacchetto sanzionatorio verso la Russia, poi questo è stato poi, la restrizione è stata ampliata anche dai pacchetti successivi, ha comportato un vero e proprio divieto di importazione di prodotti siderurgici indicati nell'allegato 17 del regolamento 833, con delle specifiche riferite a specifici codici doganali. Quindi vi è un divieto di importazione dalla Russia, dai territori russi, ma la parte più interessante e che comporta comunque degli oneri maggiori sugli operatori unionali è che il divieto è esteso anche a ai prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo e che incorporano al loro interno prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato 17. Vedremo, ci sono chiaramente delle specifiche riferite a specifici codici doganali sempre inclusi nell'allegato 17 e vedremo come questa previsione ha comportato degli obblighi e degli oneri a carico degli operatori unionali. Lascio la parola su questo aspetto, Massimo. Massimo, volevo dire una cosa su questo, perché alla fine
La nostra platea è una platea qualificata che conosce benissimo le norme del rapporto internazionale. Nella misura che investe la impossibilità di importare materiale siderurgico che sia stato generato con componenti di origine russa, c'è, se vogliamo, una anomalia rispetto all'intendimento della regola doganale. Tutti sapete che se realizzo un materiale con una lavorazione sostanziale in un paese alfa, quel paese alfa potrà attribuire l'origine al proprio prodotto e dunque l'origine sarà di alfa e non dei paesi le cui componenti sono state acquistate dalla società che realizza il materiale nel paese in cui avviene l'ultima trasformazione sostanziale. Qui l'attenzione del legislatore va un po' oltre, perché non si accontenta di indicare non puoi importare un materiale che sia stato prodotto in Russia, quindi con i crismi ed il riconoscimento di un'origine non preferenziale di quel paese, ma vuole andare ad esplorare se un materiale che sia stato generato in paese diverso dalla Russia, ma che abbia ricevuto componenti, materie prime che in realtà sono originali di quel paese, debba invece rientrare all'interno della restrizione. Ora qui lo vedete, a decorrere dal 30 settembre del 23, quindi ormai da 4 mesi, è richiesto, o meglio, l'importatore è tenuto a dimostrare che i fattori produttivi che sono stati utilizzati dal fornitore il quale ha realizzato nel paese diverso dalla Russia non siano originali della Russia. Ora, questo tipo di adempimento è un adempimento che va costruito in termini di presidio, intanto con una notifica come misura di primo livello al proprio fornitore, segnalando che esiste una particolare inibizione e dissuadendolo dall'inviare materiale realizzato nel plant del fornitore che coinvolga fattori produttivi russi. Inoltre sarà necessario raccogliere un'attestazione specifica che il fornitore non russo dovrà rilasciare per rappresentare una manleva innanzi a questa specifica previsione. In altre parole, caro fornitore, tu mi dichiari che nel realizzare quei materiali che sono indicati nel provvedimento, nel pacchetto, nell'undicesimo pacchetto, ti impegni a non utilizzare fattori produttivi e mi garantisci che i fattori produttivi russi non hanno fatto parte del processo produttivo. Questo è un aspetto importante che potrebbe essere, con un ulteriore livello di attenzione, legato ad una pattuizione contrattuale, che in realtà è simile a quella che, ricordate, abbiamo raccontato sempre con riferimento al CBAM, perché ormai il paradosso è che, importante, il paradosso, diciamo, la complicazione, la overcompliance sta nell'analizzare il tipo di materiale ferroso, siderurgico che viene importato. Oggi, in una duplice prospettiva, poter escludere che sia stato realizzato con fattori produttivi russi e ricondurlo, se del caso, al CBAM, che ha, come sapete, una piattaforma di riferimento tutta diversa. Ma in ogni caso, impegnare il fornitore rispetto al non aver utilizzato fattori produttivi, dicendo: se tu mi fai, per effetto di una tua non corretta indicazione, generare una potenziale passività, io te la riaddebito, quindi ogni potenziale passività potrà essere oggetto di penale espressamente prevista in sede contrattuale. Questi diversi livelli di presidio, dunque una notifica dell'adempimento previsto a livello unionale, un impegno da parte del fornitore a non coinvolgere fattori produttivi russi, un'attestazione al fornitore con la quale gli stesso escluda il fatto di aver coinvolto materiale russo e addirittura una previsione espressa contrattuale di una penale, certamente rappresenta quantomeno una ordinaria diligenza da parte dell'operatore unionale a voler rispettare questi provvedimenti. Se poi in modo falso, in modo truffaldino, usiamo un termine diverso, il fornitore racconta di aver escluso quei fattori produttivi, ma in realtà emergesse che in realtà li ha utilizzati, ecco, l'operatore unionale potrà quantomeno opporre certamente la buona fede, rappresentando in atti di aver compiuto un percorso di presidio al quale si è sottratto indebitamente e fraudolentemente il fornitore, la controparte che, diversamente da quanto in atti aveva espresso, in realtà si è mosso diversamente. Prego, prego, Anzi. Grazie Massimo.
Vediamo quindi in questa slide che comunque questo divieto è stato più volte modificato e ampliato con il nono pacchetto, con l'undicesimo e infine con il dodicesimo pacchetto sanzionatorio che ha previsto, che ha introdotto un elenco di paesi partner, proprio specificatamente riferito a questo divieto di importazione di prodotti siderurgici, per cui nei confronti di questi paesi partner vi è un'esenzione dalla prova attestante appunto i fattori produttivi russi, proprio perché questi paesi hanno un meccanismo di controllo simile a quello previsto a livello unionale. Quindi questo è uno delle novità che sono previste, che è stata prevista dal dodicesimo pacchetto sanzionatorio unionale. Beni di lusso. I beni di lusso, mi soffermo solamente per dire che quando è entrato in vigore il divieto con riferimento ai beni di lusso è stato evidente quel discorso che facevo prima, ovvero che la volontà è quella di estendere le restrizioni anche a beni che concretamente non hanno rilevanza militare o di sviluppo della difesa del paese. E dunque, con il quarto pacchetto di misure restrittive verso la Russia è stato introdotto il divieto di esportare e vendere, quindi beni di lusso, elencati però nell'allegato 18. L'allegato 18 prevedeva quindi una soglia di valore riferita a determinate tipologie, oltre la quale il bene si considerava bene di lusso ai sensi del regolamento. Per dirvi, per mostrarvi che quanta diligenza occorre nel fare le verifiche in esportazione verso la Russia, vi segnalo che in questo caso c'è stato un ulteriore pacchetto sanzionatorio che ha spostato alcuni beni che originariamente erano nell'allegato 18 in un altro allegato, quindi comportando un divieto assoluto di esportazione indipendentemente dal valore del bene stesso. Quindi questo significa che le restrizioni sono comunque in continuo sviluppo e quelle che c'erano precedentemente non significa che resteranno per sempre, non significa che resteranno, diciamo, nella stessa forma già prevista nei pacchetti precedenti. Quindi l'analisi va fatta sempre, ogni volta che esce un'integrazione, un pacchetto sanzionatorio, una rettifica, perché ci sono anche le rettifiche da considerare. E questo è un esempio tipico. Beni che generano introiti significativi per la Russia. Quindi parliamo dell'allegato 21. I beni che generano introiti significativi per la Russia, sono anche qua troviamo dei beni veramente molto, molto variegati, anche qua combustibili minerali, oli minerali, prodotti di pietre, gesso, quindi una grandissima varietà di prodotti. Anche in questo caso, invece, è previsto il divieto di importazione di questi beni dalla Russia. È chiaro che anche in questo caso si vuole andare a colpire quelli che sono i settori più significativi che comportano maggiori introiti per la Russia. Questo termine della generazione di introiti significativi per la Russia lo ritroveremo in altre tipologie di restrizioni, anche nel dodicesimo pacchetto. E vediamo sempre in questa slide che il divieto si estende sempre all'assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria. Con riferimento a questo specifico divieto sono previsti dei contingenti tariffari. Anche questi sono stati più volte modificati e ampliati con i pacchetti sanzionatori.
sempre beni che generano introiti significativi per la Russia. Andrei avanti su questo, abbiamo detto abbastanza. Carbone e altri combustibili fossili solidi, siamo sempre su il concetto di generare introiti, perché anche in questo caso il divieto è in importazione, quindi il divieto di importare direttamente o indirettamente carboni e altri combustibili fossili. Oro e prodotti di gioielleria contenenti oro. Il discorso che facevo sui diamanti vale sotto certi profili anche per l'oro, quindi per l'import dell'oro. Con il quinto pacchetto sanzionatorio, quindi, è stato posto il divieto di acquistare, importare e trasferire direttamente e indirettamente prodotti, l'oro elencato negli allegati specifici indicati. Chiaramente prodotti in oro li potremmo trovare anche in altri allegati. Ulteriori restrizioni, veramente una panoramica, il divieto di sorvolo, di accesso agli aeroporti unionali da parte dei vettori russi, il divieto di accesso ai porti dell'Unione Europea, la sospensione dell'attività di radiodiffusione. Vediamo quindi che queste restrizioni riprendono un po' quelle icone che abbiamo visto all'inizio, che ha descritto Massimo, e che valgono per tutte, diciamo, per tanti programmi sanzionatori unionali. Quindi si va a colpire quello che è il trasporto sostanzialmente. Infatti vediamo anche un'altra restrizione riferita al divieto di trasporto su strada. Questo divieto va probabilmente a impattare di più sugli operatori unionali, perché dovranno andare ad effettuare anche degli screening soggettivi sui loro trasportatori. L'Unione Europea, con riferimento a questo divieto di trasporto, ha precisato che tuttavia il divieto di trasporto su strada si riferisce a veicoli che contengono comunque merce, il trasporto di merce su strada, non veicoli vuoti. Quindi è sempre buona norma andare a vedere quelli che sono i chiarimenti che sono stati forniti dall'Unione Europea con riferimento a queste specifiche restrizioni. Eccezionalmente, infatti, con riferimento a tutti questi pacchetti sanzionatori, l'Unione Europea ha elaborato dei chiarimenti che una quantità di chiarimenti che non aveva elaborato precedentemente, nemmeno per le sanzioni sull'Iran. È vero che per le sanzioni sull'Iran vi erano delle opinioni, dei chiarimenti a cui tante volte anche i chiarimenti verso la Russia fanno riferimento, ma in questo caso vediamo proprio una quantità mai vista, e questo ci fa capire che da un lato l'Unione Europea vuole comunque supportare gli operatori unionali nella maniera migliore nell'osservanza di queste misure restrittive verso la Russia. Non sempre i chiarimenti sono chiari, però possiamo dire che ci permettono comunque spesso di capire qual è la ratio del divieto e di capire se c'è margine per verificare, capire se un'esenzione è applicabile al caso concreto. Divieto di vendita, concessione di licenza, qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali. Anche questa restrizione ha rappresentato comunque una novità, è stato introdotto con l'11° pacchetto sanzionatorio verso la Russia, quindi l'estate scorsa, ha rappresentato una novità e è andato a impattare anche su quegli aspetti che non riguardano un trasferimento tangibile, ma bensì un trasferimento di diritti di proprietà intellettuale, quindi ha ampliato ulteriormente le restrizioni verso la Russia. Sull'oil and gas non vorrei soffermarmi, sappiamo che ci sono delle restrizioni nel settore petrolifero, abbiamo visto prima i beni utilizzati per il raffinamento del petrolio, qui vi sono proprio delle restrizioni riferite al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi, e con l'introduzione anche del cosiddetto price cap che
che rappresenta una deroga nell'individuazione di, un tetto al prezzo e che permette quindi al di sotto di quel tetto di importare il petrolio. Qua siamo sempre nell'ambito di oil and gas, quindi il divieto di fornire capacità di stoccaggio del gas nell'Unione. Si tratta di settori che comunque rappresentano i settori strategici per la Russia e come abbiamo visto anche per l'Iran si cerca di colpire proprio questi settori. E l'Unione Europea ha cercato di colpire questi settori con queste misure restrittive, via via ampliate. Anche il settore petrolifero è stato poi raffinato, le misure sono state raffinate e ampliate anche con il dodicesimo pacchetto di sanzioni. Divieto di prestare servizi. Possiamo dire che anche questa è stata una novità quando è stata introdotta, perché si parla proprio di un divieto non tanto di servizi di assistenza tecnica, ma servizi contabili, proprio di professionisti, quindi auditing in materia fiscale, quindi consulenza e poi anche servizi che hanno inciso anche sulla nostra professione, quindi consulenza giuridica, servizi di architettura, ingegneria, informatica. Questi sono tutti prestazioni che sono state sottoposte a restrizioni verso la Russia. Precisiamo che comunque non... la definizione di questi servizi deve essere diciamo analizzata, perché non è un divieto assoluto, bisogna comprendere caso per caso se il servizio è veramente vietato verso la Russia. Misure restrittive finanziarie, sempre nelle icone che abbiamo visto all'inizio, sappiamo che le misure restrittive finanziarie sono molto spesso previste nei confronti dei paesi sanzionati dall'Unione Europea. Sostanzialmente si basano su quelle restrizioni negli investimenti in Russia, nelle transazioni, divieti di utilizzare messaggistica finanziaria. Il settore delle misure restrittive finanziarie verso la Russia è un settore molto ampio che richiede comunque un attento approfondimento, un'attenta analisi, ma anche questo settore è stato comunque sottoposto a sanzioni da parte dell'Unione Europea. Misure antielusive. Abbiamo inserito, diciamo, questa parte nella presentazione per riassumere un po' quelle che sono le misure antielusive, seguendo un po' anche quelle che sono diciamo le considerazioni fatte dall'Unione Europea. Proprio perché nel corso di questi due anni sono emersi dei flussi e delle modalità di elusione delle misure restrittive e dunque l'Unione Europea, il legislatore unionale, ha cercato con vari strumenti di contenere per quanto possibile l'elusione delle misure restrittive. Sappiamo che l'elusione delle misure restrittive equivale a violazione, con tutte quelle conseguenze che sappiamo, nel nostro caso nazionale anche conseguenze penali che vedremo più avanti. Il divieto di transito, uno degli strumenti per evitare l'elusione delle sanzioni è stata l'introduzione del divieto di transito di quei beni, di specifici beni, a dire la verità, non di tutti i beni listati, ma di specifici beni listati. Anche in questo caso troviamo tutte le esenzioni solite, scopi umanitari, aggiornamento software, eccetera. Abbiamo già visto il divieto di transito dei beni dual use, il divieto di transito dei beni previsti nell'allegato 7 e quei beni di quell'articolo 2 bis bis, le munizioni, le armi da fuoco, eccetera. Non sono solamente questi beni che sono sottoposti al divieto di transito sul territorio russo. Infatti il divieto di transito è stato esteso anche anche ad altri beni. Vediamo quindi i beni indicati nell'allegato
11 e nell'allegato 20. Vi lascio andare a vedere di che beni si tratta all'interno dei singoli allegati. Chiaramente questo è uno solo degli strumenti che ha utilizzato l'Unione Europea per evitare l'elusione delle sanzioni. L'articolo 12 del regolamento 833 del 2014 prevede il divieto di partecipare consapevolmente e intenzionalmente ad attività aventi l'obiettivo, l'effetto di eludere i divieti di cui è il presente regolamento. Quindi si tratta di un divieto che è stato anche normato e previsto dallo stesso regolamento 833 del 2014. Sulla consapevolezza e l'intenzionalità capiamo quindi che ci vuole possiamo parlare di dolo, di colpa grave, e non rileva il fatto che il risultato elusivo sia stato o meno raggiunto. Su questo aspetto ci sono tanti chiarimenti dell'Unione Europea, e questo aspetto comunque ha comportato per i nostri clienti e per gli operatori doganali la necessità comunque di dotarsi di presidi e soprattutto di clausole contrattuali di tutela. Lascio la parola a Massimo, che lo vedo in video. Sì, Massimo, volevo aggiungere una cosa, perché tra l'altro c'è una domanda che si rivolge proprio a questo, e quindi come dicevo risponderemo a tutte le domande nella chat in un secondo momento. Quelle che sono proprio sull'onda cerchiamo di utilizzarle anche per interpretare alcune di queste disposizioni. Io vorrei segnalare, come ricordava adesso Nassim, che questa norma che vedete a video è una delle più stringenti, se vogliamo delle più insidiose, perché non è possibile disinteressarsi di cosa accada una volta effettuata una cessione, per esempio verso interlocutori che siano residenti nelle giurisdizioni che vedete qui nella slide. Quale sarebbe la ordinaria diligenza per tutelare la società e mitigare o auspicabilmente neutralizzare ogni possibile contestazione? Qual è il fatto che potrebbe generare la contestazione? Che si venda ad un cliente che è in Turchia, che è in Cina, paesi che non hanno adottato provvedimenti nei confronti della Russia, e il cliente rivenda verso la Russia. Ora, è vero che la determinazione di una controparte risponde alla sua autonomia, alla sua indipendenza, e dunque non è obbligato l'operatore unionale a incidere in qualche modo in questa determinazione, però vale la pena adottare alcune cautele. Innanzitutto, una prima cautela è quella anche qui di notificare il fatto che esiste un provvedimento che impedisce a merci unionali di raggiungere il territorio russo, e di questo va reso edotto il cliente, la controparte, soprattutto se è residente in questi paesi peculiari rispetto all'attenzione che il legislatore unionale ha per il contenimento di questi costi. Il secondo, ancora una volta, è quello di imporre o di ricevere l'impegno scritto da parte di quella controparte che non manderà i prodotti che sono esportati dall'operatore unionale a destinazione della Russia. Poi, dicevamo anche questa mattina, abbiamo avuto un confronto con un'azienda che ha questa complessità, perché ovviamente aveva un mercato di riferimento importante nella Russia. Andare verso la Russia è vietato, anche con triangolazioni. E allora, per poter sostenere di aver adempiuto a questa indicazione che del regolamento, va segnalato il fatto alla controparte che quel materiale non può essere direzionato alla Russia, con un impegno della controparte a non esportarla. Poi certamente non è richiesto all'operatore unionale di effettuare un'attività di intelligence, cioè se poi per sua libera scelta, nonostante si sia impegnato il cliente turco a non mandare nulla di ciò che ha acquistato all'Unione Europea, esporterà poi verso la Russia, sarà una responsabilità del cliente. Tuttavia, l'esportatore unionale deve
tutelarsi e dunque deve disporre di questo presidio, di queste di questi atti formali con i quali possa, nel caso, opporre ai terzi, all'autorità di controllo, l'aver adempiuto correttamente alle prescrizioni unionali. Ho visto che c'era anche una domanda che faceva riferimento alla possibilità di chiedere direttamente assistenza alle autorità di riferimento. La risposta è sì, è già capitato in questi anni, in questi mesi, in questi anni di conflitto, di aprire un confronto con l'autorità. L'autorità che istituzionalmente presidia il pacchetto di restrizioni e l'inibizione ad esportare materiali o a destinazioni che sono previste dalle restrizioni è certamente l'UAMA. Però in ragione di quale sia l'ambito, per esempio parlavamo prima di classificazione doganale, che apparentemente utilizzata negli ultimi anni rientra nelle restrizioni, ecco, se si vuole fare un'analisi più approfondita sulla classificazione e si scopre che in realtà quel prodotto meriterebbe una classificazione diversa, l'autorità diventa l'autorità doganale alla quale presentare un'informazione tariffaria vincolante per far riconoscere il prodotto che si pensava inciso in realtà come un prodotto diverso, avere quindi l'asseverazione formale e poter essere certi che quel prodotto nuovamente classificato non rientra nelle restrizioni che sono dettate dai diversi provvedimenti unionali. Prego, prego Nassim. Grazie Massimo. Ho visto anch'io velocemente le domande e ovviamente alle domande che richiedono approfondimento daremo riscontro sicuramente successivamente. Ho visto una domanda sul testo consolidato. Certamente il testo di riferimento è il regolamento 833 del 2014, quando poi i vari pacchetti introducono integrazioni con regolamenti diversi, via via l'833 viene integrato e si crea il testo consolidato. Al momento non mi risulta che ad oggi, ma devo verificare, non mi risulta che l'833 del 2014 sia stato consolidato con il 12° pacchetto. Quindi se adesso lei va a vedere il testo dell'833 del 2014 è completo fino all'11° pacchetto. Ci vuole un po' di tempo perché venga consolidato anche con le ultime misure restrittive. Tornando alla questione della circonvenzione, segnalo l'articolo 12 septies che è stato inserito con l'11° pacchetto sanzionatorio ed era già chiaro che il tema della circonvenzione è il tema centrale di tutto l'11° pacchetto sanzionatorio. Questo articolo prevede che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente beni e tecnologie elencati nell'allegato 33 a qualsiasi persona fisica, giuridica, entità o organismo del paese terzo individuato in questo allegato. Quindi parliamo di un paese terzo che può essere inserito in un allegato del regolamento 833 e dunque gli specifici beni che sono ricompresi nello stesso allegato non potranno essere esportati verso quel paese. Si dovrebbe trattarsi, perché ancora l'allegato è vuoto, di paesi che nonostante le sollecitazioni hanno agevolato l'elusione delle sanzioni. E infatti questa previsione prevista dall'articolo 12 septies è una previsione di ultima istanza in realtà, e infatti leggendo sia il regolamento che considerando e le decisioni che hanno portato a quel regolamento comprendiamo che in realtà con riferimento a taluni paesi soprattutto dell'Asia centrale che hanno, o meglio, l'entità di questi paesi hanno agevolato l'elusione delle sanzioni, in realtà l'Unione Europea intende portare avanti un approccio a gradi proprio per contenere l'elusione di queste sanzioni, quindi con una collaborazione bilaterale o multilaterale con i paesi terzi interessati, quindi un approccio, possiamo dire, diplomatico.
se questo non è sufficiente, nell'allegato 4 del regolamento 833 del 2014 potrebbero essere inserite delle società, delle entità individuate, quindi di paesi terzi, quindi non di paesi, non della Russia sostanzialmente. Attualmente, se andiamo a vedere l'allegato 4, ci sono già delle entità di paesi terzi che sono state listate, sanzionate per la loro, diciamo, attività collaborativa con la Russia. Quindi dicevamo che erano vari livelli, la cooperazione bilaterale e multilaterale, delle misure individuali con l'inserimento nell'allegato 4 e poi un riavvio del dialogo e solamente come ultima istanza l'inserimento del paese nell'allegato 33. Che, come dicevo, attualmente è ancora vuoto, però è chiaro che è un allegato che va attentamente monitorato, perché se un paese viene inserito in questo allegato, questo significa che tanti prodotti non possono più essere esportati verso quel paese. Misure restrittive soggettive, veramente due parole sulle misure restrittive soggettive. Sappiamo che tutti i programmi sanzionatori hanno delle misure che riguardano i servizi o prodotti che vengono esportati o forniti al paese e delle liste di soggetti che sono sanzionati e listati. Menzioniamo qua il regolamento 269 del 2014, che è il regolamento che va sempre anche questo monitorato insieme all'833 del 2014. Anche questo regolamento è stato modificato, ampliato con i vari pacchetti di misure restrittive verso la Russia. I due aspetti fondamentali sono fondamentali che troviamo riferiti alle misure restrittive soggettive, ma non solo quelle riferite quelle che troviamo nei regolamenti di sanzioni verso la Russia, ma in generale anche quelle verso l'Iran, verso altri paesi. Nei confronti di questi soggetti listati è vietato mettere direttamente o indirettamente a disposizione fondi e risorse economiche. Quindi da un lato è vietato mettere a disposizione fondi e risorse economiche nei confronti di questi soggetti, dall'altro lato sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a questi soggetti. Quindi questi sono i due aspetti che troviamo sempre. Misure restrittive soggettive verso la Russia, ecco. Dicevo che il regolamento 269 è stato ampliato con i vari pacchetti. Questo significa che non è stato solamente ampliato con riferimento ai soggetti indicati nell'allegato 1, ma anche i criteri di designazione sono stati raffinati e ampliati via via. Vediamo qua familiari, persone fisiche che traggono vantaggio da determinate attività imprenditoriali. Quindi i criteri di designazione sono anche state ampliate con i vari pacchetti sanzionatori. Qua menzioniamo semplicemente l'allegato 4, che ho già menzionato prima quando parlavamo di circonvenzione. È l'allegato 4, però, riferito al regolamento 833 del 2014. È l'allegato del regolamento 833 che prevede una restrizione particolare nei confronti dei soggetti in esso individuati, anche con riferimento all'esportazione di beni a duplice uso e di beni di cui è l'allegato 7. Andiamo avanti, ci sono ulteriori restrizioni soggettive, quindi di allegati che elencano soggetti ne troviamo anche altri. Chiaramente per soggetti noi intendiamo individui, entità, istituti di credito, diciamo un termine molto ampio, quindi in alcuni di questi allegati troveremo degli istituti di credito sanzionati oppure comunque vari soggetti.
ulteriori restrizioni soggettive. Vado avanti velocemente proprio perché vorrei arrivare al 12° pacchetto di sanzioni. L'approccio metodologico, quindi l'approccio metodologico per effettuare quelle che sono le due diligence, le analisi, le valutazioni necessarie per operare con la Russia, in generale con i paesi sanzionati, passa da una mappatura di tutte le sanzioni economiche che sono imposte, l'identificazione del paese sanzionato, l'identificazione della tipologia delle sanzioni applicate e analisi degli effetti delle sanzioni sull'attività svolta dalla società, è un check sulle controparti commerciali, quindi uno screening soggettivo. In realtà, diciamo, l'analisi qui è molto sintetizzata, ma va approfondita e deve comportare comunque dei presidi interni anche a livello contrattuale. Abbiamo già visto in questa schermata, vediamo gli EU Sanctions Map che avevamo già visto anche all'inizio della presentazione. È uno strumento utile che permette, fornito dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, permette di individuare quelli che sono le restrizioni unionali verso un determinato paese e, come abbiamo visto all'inizio, individua anche la risoluzione delle Nazioni Unite da cui discende quella restrizione. Sappiamo infatti che molte restrizioni unionali verso un determinato paese discendono, diciamo, derivano da un recepimento delle risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure sono state adottate per implementare delle risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure sono state autonomamente decise dall'Unione Europea. Nell'andare a visionare questo sito, comunque è interessante andare a vedere il date of expiration. Non significa che a quella data le misure restrittive, diciamo, scadono. In realtà a quella data di solito c'è un rinnovo di quelle misure restrittive per altri 6 mesi, quindi c'è un monitoraggio a livello unionale per poter poi rinnovarle quelle misure restrittive semestralmente. Anche qua vediamo se le icone che abbiamo visto prima. Nuove misure restrittive unionali verso la Federazione Russa. 12° pacchetto. Il 12° pacchetto ha introdotto dei nuovi obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e ha anche soppresso quelli che erano alcuni riferimenti temporali che ormai erano scaduti, ha previsto delle deroghe e delle esenzioni. Vorrei anche sottolineare il fatto che tutto il regolamento 833 del 2014, come avete visto, e comunque i divieti sono contornati da esenzioni specifiche riferite a codici doganali, termini temporali che permettono comunque entro un determinato periodo di tempo di porre in essere quell'operazione. E inoltre il regolamento prevede anche delle disposizioni che supportano gli operatori unionali che decidono di disinvestire dalla Russia. Quindi anche questo è un strumento di sostegno che ha offerto l'Unione Europea. Quindi delle operazioni vietate possono essere concesse grazie a un'autorizzazione, a patto che comunque siano finalizzate a un disinvestimento dalla Russia. L'introduzione del divieto di importazione di diamanti russi, beni e servizi soggetti a restrizioni relative alla Russia, quindi molti di quegli allegati che abbiamo visto sono effettivamente stati ampliati o modificati. L'allegato 7 è stato oggetto di precisazioni, poi vi è la clausola no Russia, magari su questo lascio anche la parola a Massimo più avanti, il divieto di fornitura di accesso a software gestionale di progettazione. Questo è un altro elemento che incide su molte società e gruppi di società, quindi di grandi dimensioni.
E poi ci sono anche dei nuovi requisiti per la designazione, sempre con riferimento al regolamento 269 del 2014. I nuovi obblighi informativi, veramente molto, molto rapidamente, sono riferiti all'esportazione e alla vendita di navi cisterna. Questo serve per monitorare la possibile elusione dei divieti all'importazione di petrolio. Altre attività, ecco, vi è un obbligo di comunicazione quando vi è un trasferimento di fondi superiore a 100.000 euro verso l'esterno dell'Unione Europea, evidentemente verso la Russia, quindi vi sono degli obblighi di informazione. Questo serve all'Unione Europea per tenere monitorata la situazione anche ai fini elusivi delle misure restrittive. Restrizione sull'importazione di diamanti russi, anche questo è un settore che comporta grossi introiti per la Russia, che si vuole andare a colpire con questo divieto. È un divieto comunque graduale, vediamo infatti varie date, 1 gennaio, 1 marzo, 1 settembre, varie date che coincidono anche con tipologie di diamanti diversi che si distinguono per il peso, per i carati. Altre restrizioni, ecco, parlavo di allegati che sono stati ampliati. Qua abbiamo una panoramica di tutti gli allegati che sono stati o modificati o precisati o cambiati con il dodicesimo pacchetto. La clausola no Russia, questo è una novità importante che prevede l'obbligo posto a carico degli operatori unionali di inserire nei propri contratti con paesi terzi il divieto posto a carico della controparte commerciale di rivendere determinati beni, riesportare determinati beni in Russia. Quindi questo divieto deve essere posto in maniera chiara nelle clausole contrattuali. Non si tratta di un divieto riferito a tutti i beni listati, ma ai beni listati degli allegati che vediamo lì elencati coinvolti, anche se è buona norma prevedere una clausola di questo tipo sempre in tutti i contratti con le nostre controparti. Vedo Massimo, lascio la parola a lui per approfondire. Sì, grazie Nassime. In realtà questo tema, quello del rapporto con la controparte in relazioni che potrebbero coinvolgere potenzialmente la Russia, ci eravamo occupati in sede di un evento in Confindustria prima che venisse pubblicato il pacchetto, e in quella sede alle domande delle aziende come si potesse regolare per maggiore cautela un rapporto verso l'estero che potenzialmente potesse coinvolgere la Russia, in realtà la soluzione che avevamo prospettato era proprio quella che poi è stata adottata con il dodicesimo pacchetto. Lo vedete, intanto la previsione contrattualmente prevista di un divieto alla riesportazione verso la Russia. Questo certamente coinvolge quei materiali che sono elencati, lo vedete negli allegati 11, 20 e 35, in modo tale da poter escludere che per tipologia oggettiva ci possa essere un reindirizzamento verso il territorio inibito. Però il livello prevede anche la previsione di una penale, cioè non soltanto vieto per contratto o conveniamo contrattualmente che tu abbia, mio cliente, la possibilità di esportare verso la Russia, ma addirittura se questo dovesse accadere io prevedo una penale che contrattualmente prevediamo che possa essere rappresentativa, un deterrente, una penalizzazione ulteriore nei nostri rapporti interni. Addirittura, lo vedete, c'è un obbligo che ricade sulla testa del soggetto esportatore, il quale, ove rilevasse una violazione rispetto a queste pattuizioni contrattuali, quindi rilevasse che in realtà il materiale sul quale si era espressamente impegnata la controparte è stato poi effettivamente esportato verso la Russia, addirittura
l'operatore unionale avrebbe ha l'obbligo di informare l'autorità competente nello Stato membro in cui lo stesso operatore è stabilito. Certamente è un complesso di disposizioni che ancora una volta si risolvono osservando in modo puntuale qual è l'indicazione che qui formalmente viene data col 12° pacchetto, previsione contrattuale, impegno da parte della controparte, previsione di una penale contrattuale e, se del caso, lo vedete, addirittura una segnalazione all'autorità di riferimento. Vedo che qualcuno segnala innanzi ad una clausola di questo tenore se sia il caso di inserire anche in altri documenti questa espressa indicazione. Ovviamente il contratto ha una rilevanza ed una dignità legale diversa. Aggiungere su un documento di trasporto il fatto che si osservano le previsioni di non Russia potrebbe essere una ulteriore indicazione, ma ciò che risolve, quantomeno il presidio da un punto di vista della prospettiva dell'operatore unionale, è contratto, pattuizione contrattuale, penale espressa e, se del caso, monitoraggio, arrivando addirittura alla segnalazione all'autorità. Io, Nassime, se sei d'accordo, andrei avanti, perché qui abbiamo delle slide quali sono quelle novità sulle prestazioni di servizi, a meno che tu non volessi dare qualche ulteriore indicazione, perché abbiamo praticamente 10 minuti e volevo... Abbiamo parlato delle novità più importanti, possiamo andare avanti. Benissimo, allora resta sostanzialmente l'indicazione, il richiamo al regime sanzionatorio che conoscete già, perché nella prima parte, nell'articolo 18 del decreto legislativo 221 del 2017, sono proposte quelle violazioni, quelle sanzioni che vengono applicate a chi non assolva gli obblighi legati alla movimentazione di materiale duale, in particolare. Quindi chi esporti senza un'autorizzazione, con la previsione addirittura della reclusione fino a 6 anni, come vedete la multa fino a 250.000 euro, ma anche il fatto di punire chi esporti materiale duale in difformità da quanto previsto da un'autorizzazione che invece ha effettivamente ricevuto dall'UAMA, vedete che la previsione, il reato è punito ancora con la reclusione, questa volta fino a 4 anni, fino a contestare anche il fatto di non detenere, di non conservare i registri, la documentazione relativa ad un'esportazione di materiale duale, con una sanzione amministrativa fino a 90.000 euro. Ciò che coinvolge in realtà il pacchetto nella sua interezza, e quindi andando anche oltre i materiali duali, è quanto recato dall'articolo 20, il quale sostanzialmente replica lo stesso tipo di sanzioni, partendo dalla reclusione fino a 6 anni, con una diversa declinazione di multe, con una sanzione amministrativa ancora riferita al fatto di non conservare o di non adempiere agli obblighi di comunicazione rispetto all'autorità. Ecco, qui si parla di restrizioni, o meglio di violazioni rispetto alle restrizioni unionali. Dunque, un operatore unionale che non osservi quelle misure che sono state indicate, proposte da 12 pacchetti, può essere inciso da questo tipo di contestazioni con rilievo penale. Chi esporti e consapevolmente venda a tizio che poi rivende verso la Russia, certamente potrebbe incorrere in questo tipo di contestazioni e quindi subire una segnalazione da parte dell'autorità di controllo alla Procura della Repubblica, con un rischio potenziale, lo vedete anche qua, di una reclusione fino a 6 anni. Dunque è importante il presidio perché si possano escludere, come vedevamo in slide precedenti, il dolo e la colpa grave. Non c'è un obbligo di intelligence in capo agli operatori, però il presidio nazionale deve essere compiuto, contrattuale, relazionale, per evitare di incorrere in contestazioni di questo genere. Lascio la parola ad Aurora per il compimento rispetto ai programmi interni di conformità. Sì, Massimo, grazie. Sarò molto rapida perché è rimasto veramente poco tempo, ma volevo dare degli highlights fondamentali per capire di cosa stiamo parlando. Tu giustamente facevi riferimento alla normativa sanzionatoria. Ebbene, qual è il problema degli operatori? Il problema degli operatori che spesso incorrono in sanzioni perché non hanno dei codici di condotta ben delineati, quindi ancora non sono consapevoli di quali siano le procedure da porre in essere. Ecco, proprio a questo scopo diventa fondamentale comprendere cosa sia un PIC, un programma interno di conformità, la cui attuazione e la predisposizione suggerirà
al singolo operatore qual è la condotta più corretta da applicare ogni qualvolta che si ha a che fare con la movimentazione di beni che possano avere, diciamo, natura duale. Ecco, in questo senso, diciamo, la nuova normativa e il nuovo regolamento 821 del 2021, nel solco del precedente, che già ne prevedeva l'opportunità e la possibilità, diciamo, diventa fondamentale l'implementazione di questi programmi interni di conformità. Ma che cosa sono? Sono definiti molto semplicemente come delle politiche, delle procedure efficaci che siano appropriate e proporzionate rispetto al business e all'operatività dell'azienda e che possano essere adottate dagli esportatori proprio per facilitare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del regolamento. In alcuni casi, per richiedere talune autorizzazioni di natura generale, ovvero globale, diventa addirittura obbligatoria l'adozione dei PIC, dei programmi interni di conformità. Ma andiamo a vedere, diciamo, in estrema sintesi, quali sono le domande che si dovrebbe porre in genere, in linea generale, una procedura come questa. Innanzitutto, la domanda da farsi, la prima, quella prodromica ad ogni ulteriore valutazione, è se il prodotto oggetto di analisi possa avere una natura duale, quindi interrogarsi innanzitutto sulla sua natura oggettiva. Vi ricordo che questa parte dall'analisi della classificazione doganale del prodotto, ma non si esaurisce semplicemente all'individuazione del codice di classificazione che lo rappresenta, poiché la normativa, diciamo, sulla determinazione della natura duale o meno del singolo prodotto richiede delle analisi successive molto più specialistiche che sì partono dalla classificazione doganale ma non si esauriscono sulla base di questa. Altrettanto deve essere compiuta una due diligence soggettiva delle controparti con le quali si pone in essere la singola operazione. Questa è necessaria proprio perché deve rendere edotto l'esportatore in merito alla bontà, diciamo, alla condivisione dell'intenzione della controparte e quali siano, diciamo, i motivi per i quali questa si adopera per ottenere questi prodotti devono essere ben chiari al soggetto esportatore, poiché fanno parte per l'appunto di quella necessaria due diligence che deve essere adottata da parte dell'esportatore quando avviene per l'appunto una transazione. La due diligence, oltre che essere oggettiva e soggettiva, deve interrogarsi anche sulla localizzazione geografica della destinazione del prodotto. È facile infatti che il proprio cliente non sia necessariamente il destinatario finale del prodotto, ovvero l'utilizzatore finale del prodotto. Quindi in questi casi non deve essere conosciuto solamente il cliente inteso controparte alla quale per la quale stiamo realizzando la vendita, ma dobbiamo essere informati su quale sarà la destinazione finale e anche il sito in cui il bene in questione dovrà essere utilizzato. Ecco, tutte queste informazioni sono necessarie e indispensabili ai fini della richiesta di un'autorizzazione all'esportatore, ma l'attività dell'esportatore in realtà non si esaurisce al momento in cui viene ottenuta la licenza, ma deve anche effettuare una fase di monitoring successiva, cosiddetta di post licensing, per poter essere certi che effettivamente il bene, così come è stato inizialmente concepito, sia stato poi destinato agli usi che sono stati condivisi tra le controparti della transazione. Laddove questo non fosse, infatti, deve essere fatta un'immediata comunicazione all'autorità designata per poter renderla edotta in merito a queste deviazioni che si sono poi effettivamente verificate. Ecco, che cosa può succedere? Può succedere anche che un bene che originariamente non listato sia poi oggetto di una clausola di catch-all, la cosiddetta clausola prendi tutto, che va oltre l'esame del singolo bene e analizza le peculiarità della singola transazione per ragioni diverse, che possono essere diciamo il particolare luogo a cui questo bene risulta essere destinato o per delle situazioni particolari che legano questo bene, l'utilizzo che può essere fatto al destinatario finale dei prodotti. Insomma, una serie di concause possono determinare le autorità designate a far richiedere all'esportatore delle autorizzazioni che inizialmente non erano comunque previste. Questi elementi, diciamo, suggeriscono in ogni caso all'esportatore di adottare delle clausole sospensive in sede di contrattazione che possano comunque far determinare la realizzazione della transazione solo al momento in cui queste clausole risultino realizzate. Questo proprio per evitare di incorrere anche in
pesanti ripercussioni contrattuali e richieste di risarcimento del danno da parte del proprio acquirente laddove non si riesca a raggiungere il buon esito della spedizione dei prodotti venduti. Ecco, a tutto questo, diciamo, tutti questi elementi devono disciplinare i programmi interni di conformità, proprio per rendere l'esportatore edotto già prima dell'avvio delle contrattazioni con il cliente, non a contrattazioni già avviate. Cosa ci consente dunque l'adozione di un PIC? Di ridurre eventuali incertezze, di evitare l'applicazione delle sanzioni, proteggere anche, diciamo, i ruoli apicali dell'azienda dall'eventuale contestazione di specifiche sanzioni. Ecco, a questo proposito è una raccomandazione del 2019 che ci suggerisce, ci dà degli orientamenti su come questi programmi interni di conformità debbano essere predisposti e per l'appunto redatti. Queste fanno riferimento specificamente a dei controlli che debbano essere posti sul commercio dei prodotti a duplice uso. Nello stesso senso va poi una raccomandazione successiva del 2021 che di fatto rivolge le stesse indicazioni anche ai responsabili della ricerca, agli organismi di ricerca, poiché anche questo è risultato evidentemente un settore molto delicato che può essere esposto, diciamo, a domande insidiose, che quindi può compartecipare alla proliferazione e alla diffusione delle armi di distruzione di massa. Proprio per questo, diciamo, questa seconda raccomandazione si è resa necessaria, ma nella sostanza nulla ha cambiato quanto alle indicazioni relative ai programmi interni di conformità. Cosa sono questi? Abbiamo detto sono degli orientamenti non vincolanti che devono essere adottati dagli esportatori, diciamo, come modalità per attenuare e gestire il rischio associato al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso, ma devono essere anche delle raccomandazioni per le autorità competenti degli Stati membri, perché devono guidarle nei controlli e anche nei criteri di rilascio delle singole autorizzazioni richieste. Considerate che a questo fine può essere valutato positivamente anche l'ottenimento della EO, quindi anche questa qualifica potrebbe ovviamente rappresentare un vantaggio nell'ottenimento delle singole autorizzazioni, anche tenendo presente che nelle stesse procedure EO potrebbero essere contenuti gli stessi PIC di cui stiamo parlando. Queste raccomandazioni fanno riferimento a degli elementi fondamentali, a 7 elementi fondamentali che vengono definiti come pietre miliari, che vedete, diciamo, sostanzialmente elencati nella presente slide. Andiamo ad analizzarne molto velocemente uno per uno. Diciamo, il primo di tutti, diciamo, è abbastanza un'indicazione di buon senso, cioè quello che ci chiede la raccomandazione è che ovviamente nel PIC venga rappresentato un impegno della dirigenza, deve esserci proprio una volontà degli apici ad una indicazione di conformità nel commercio dei prodotti a duplice uso, e questo, diciamo, è abbastanza comprensibile. Si richiede che ci sia una presa d'atto da parte dell'alta dirigenza che garantisca il rilievo della competenza e che diffonda questo messaggio, diciamo, all'interno dell'aziendale, all'interno dell'organizzazione aziendale, e, diciamo, stimoli tutti quanti i rappresentanti, non solo i soggetti coinvolti nella gestione di queste tematiche, ad una cultura della conformità che può essere anche estesa all'esterno dell'azienda con dei messaggi, per esempio, su internet o sul sito stesso della società. Ovviamente un messaggio di per sé serve a poco laddove a questo non corrisponda una sostanziosa struttura organizzativa composta da persone e tecnica che possa consentire per l'appunto la gestione della materia. Quindi sicuramente quello che serve è un organigramma, una governance di queste tematiche. Devono essere previste delle persone che siano delegate a queste funzioni, in cui ci sia un rappresentante che possa anche interrompere quelle transazioni che risultano ad alto rischio, e comunque vengano individuate delle funzioni di riserva laddove questo soggetto si trovi in difficoltà, in malattia, in ferie, non sia in ogni caso reperibile. Quindi quello che si vuole avere è certamente un impegno dell'alta dirigenza, ma anche una struttura organizzativa sufficiente e al contempo dei programmi di formazione che possono essere sia, diciamo, di tipo generico che personalizzato su questi temi, così che, diciamo, tutto ciò che è stato rappresentato alla struttura organizzativa possa continuamente essere in maniera dinamica
assorbito e eventualmente aggiornato ove necessario. Ovviamente il cuore di un PIC è sempre quello che rappresenta tutte le misure necessarie all'azienda per verificare che l'operazione possa essere posta in essere o che debba essere interrotta. Diciamo sostanzialmente questo deve riassumere i punti che ci siamo, che abbiamo condiviso prima, quindi una due diligence oggettiva, soggettiva, geografica della transazione, ma soprattutto diciamo a questo riguardo è importante rammentare quanto è previsto dall'allegato 2 della raccomandazione del 2019, che introduce dei criteri che debbano far supporre, diciamo, nella loro possibile presenza uno sviamento della destinazione del prodotto. Quali sono? Diciamo sono delle indicazioni di buon senso che fanno suggerire che ci sia per l'appunto una deviazione dei prodotti che devono essere ceduti. Questo potrebbe essere il fatto che ci siano particolari diciamo prezzi di estremo favore per il cedente, ovvero delle condizioni davvero di urgenza che vengano richieste da parte dell'acquirente, o ancora delle non meglio definite necessità rappresentate dall'acquirente, che ad esempio potrebbe riferire di avere il bisogno di questo bene per delle capacità operative che effettivamente non corrispondono alla natura tecnica del prodotto che si sta vendendo. Quindi tutta una serie di elementi che in un'operazione naturale di vendita di qualsiasi altro prodotto ci farebbero sospettare, diciamo, che ci sia qualcosa, qualche elemento particolare che possa condurre il prodotto verso una destinazione diversa da quella originariamente rappresentata. Per finire, quali sono le ulteriori valutazioni da fare? Ovviamente bisogna che questi PIC siano dinamici, quindi non statici, devono essere sottoposti ad audit anche esterni a dove necessari per verificare che siano sempre aggiornati e adattati alle modifiche normative, devono garantire la conservazione dei registri e di tutta la documentazione che è necessaria, ad esempio una decisione tecnica che è stata presa dal consiglio dell'assemblea per determinare che un prodotto sia dual use o meno, potrebbe essere utile conservarlo a prescindere dal fatto che questa non rappresenti della documentazione che è legalmente, diciamo, soggetta ad un periodo di conservazione. Ed infine ovviamente la sicurezza fisica dei luoghi e dell'informatica. Massimo, io sinteticamente chiuderei perché siamo andati oltre, volevo solo raccontare, diciamo, quali fossero gli elementi dei PIC. Sì, ecco, concludiamo dicendo che invieremo le slide a tutti i partecipanti, risponderemo alle domande che sono rimaste in evasa in chat e che in questo ambito, con la fortuna di appartenere a un network internazionale che è presente in 145 paesi, riusciamo ad evolverci anche negli strumenti di contenimento del rischio, di mitigazione. Quando per esempio si forma un contratto con controparti estere, il poterci avvalere anche dell'esperienza di prassi legata alle, come dire, alle variabili che il sistema paese in particolare offre, ci consente di poter gestire questo PIC, questo presidio formale o informale in modo accurato. Vi segnalo quali sono i prossimi adempimenti, vi parlavo dei nuovi talks, vedete parleremo ancora del CBAM, ma parlando anche di deforestazione, per fare il punto a 20 giorni dalla prima scadenza su quali sono gli adempimenti legati all'impatto ambientale. Parleremo poi a marzo del Made in Italy, dell'origine preferenziale, delle due diverse prospettive legate all'origine di un prodotto. Parleremo dei regimi sospensivi, di tutti quegli strumenti che consentono di neutralizzare la fiscalità indiretta, dazio, IVA ed accisa, o di differirla a secondo della destinazione che il materiale in processo prenderà. E parleremo poi a maggio delle operazioni triangolari con i diversi coinvolgimenti legati sia a strumenti doganali che IVA, perché si possa gestire al meglio il rapporto internazionale. Per il momento vi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo, vi aspettiamo il prossimo martedì 20 febbraio. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie.